Allora, la mia quinta video argomentazione sull'assicurazione marittima è relativa all'assicurazione corpi. Innanzitutto occorre affermare che tutti i beni soggetti ai rischi della navigazione possono formare oggetto di assicurazione marittima. Fra tali beni, molto importante è sicuramente l'assicurazione della nave, denominata tradizionalmente assicurazione corpi, corpo e macchine, all and machinery. Definita la nave dall'articolo 136,1 del codice della navigazione come qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, pesca di porto e qualsiasi altro scopo. Premesso ciò, quando si tratta l'assicurazione della nave, il primo articolo che a mio giudizio deve essere citato è sicuramente l'articolo 515,1, il quale dispone che l'assicurazione della nave copre la nave e le relative pertinenze. Possono esservi comprese anche le spese di armamento e di equipaggiamento. In concreto, l'assicurazione della nave si estende anche agli accessori, mentre la specifica previsione di una copertura per quanto riguarda le spese di armamento e di equipaggiamento, cosiddetta colonna, non sono altro che un residuo storico che non trovano più ragion d'essere nella realtà delle assicurazioni marittime. Molto importante è sicuramente anche il comma 2 dell'articolo 515, il quale dispone che nel silenzio delle parti la dichiarazione di valore della nave contenuta in polizza equivale a stima. Detto comma si pone in netto contrasto con la regola generale stratificata all'interno del codice civile, più precisamente nell'articolo 1908,3, e si giustifica per il particolare favore che il legislatore italiano ha voluto accordare alla stima di un determinato bene e nave, il cui valore è soggetto ad oscillazioni molto frequentemente sul mercato ed il cui acquisto o costruzione di regola finanziato da una banca o altri istituti che in maniera primaria si garantiscono accendendo ipoteca sul bene nave ed ottenendo l'inserzione all'interno dell'assicurazione corpi di una clausola molto importante che non può non essere citata, che è la cosiddetta clausola di vincolo, che altro non è che una trasposizione della loss payable clause inglese adattata al nostro ordinamento ed interpretata dalla prevalente giurisprudenza alla stregua della cessione di credito. In virtù di tale clausola, l'assicuratore, nel momento in cui si verifica un sinistro grave o la perdita della nave, dovrà procedere a indennizzare innanzitutto il creditore vincolatario beneficiario, fino a distinzione del residuo credito, e solo successivamente, ove possibile, l'assicurato. In termini generali possiamo affermare che con il patto di stima, che di regola deve essere espresso, le parti hanno voluto convenire un determinato valore al bene e nave che non può essere contestato se non in caso naturalmente di frode o di esagerazione. La ragione in base alla quale il legislatore italiano ha preso come ipotesi normale la stima è da ricercare nell'intento di sviluppare il più possibile il credito navale. L'assicurazione della nave può essere stipulata a viaggio o a tempo, si pensa agli articoli 530 e 521 del codice della navigazione. Comunque l'ipotesi codicistica ormai è anacronistica rispetto alla prassi delle polizze. Molto importante in materia è anche l'articolo 535, il quale prevede che nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio. Si è voluto evitare, in base in ossequio al principio indennitario, che l'assicurato possa arricchirsi dal verificarsi di un grave sinistro coperto. Di regola, però, questa norma è spesso derogata e l'indennità viene liquidata senza tenere conto della suddetta differenza.
L'assicurazione della nave italiana stipulata presso compagnie italiane di regola soggetta a regole inglesi contenute nei clausulari tipo dell'Institute of London Underwriters e la più utilizzata è l'Institute Time Clauses Halls edizione 1983. Si può notare che nell'assicurazione corpi e quindi nell'assicurazione nave la stessa cessa si basa sull'intitus persone e di conseguenza la stessa cessa nel momento in cui la nave venga alienata a terzi, in deroga a ciò che prevede la norma generale, la regola generale per quanto riguarda l'assicurazione di cose. All'interno dell'Institut Time Clauses Halls vi è una clausola molto importante che è la Breach of Warranty Clause, nota come Held Covered, la quale, in virtù della quale l'armatore è tenuto coperto anche se va a violare tutta una serie di warranties, purché ne dia immediata comunicazione all'assicuratore e purché naturalmente paghi il relativo sovrappremio. È una clausola molto importante perché rende la copertura assicurativa più elastica. La rinveniamo non solo nell'assicurazione corpi, ma anche nell'assicurazione merci e un po' in tutti i rami delle assicurazioni marittime. L'assicurazione corpi, oltre a coprire i danni sofferti alla nave, copre anche le responsabilità armatoriali. A ben vedere, però, l'unica responsabilità armatoriale realmente coperta dall'assicurazione corpi è la responsabilità per urto di navi. Questa parte sarà omessa perché è stata già da me descritta all'interno di un'apposita video argomentazione denominata Urto di navi, disponibile su questo canale YouTube, alla quale rinvio. Sappia, così come ho affermato nella precedente video argomentazione, l'urto è un rischio della navigazione, articolo 521, e come tale coperto come causa di responsabilità armatoriale. Molto importante in materia l'articolo 527 anche del codice della navigazione. Nel sistema inglese e nella prassi delle polizze i danni cagionati da urto sono coperti in base alla tre quarti collision liability dell'Institute Time Clauses Holds del 1983, ripeto, la versione più utilizzata. La responsabilità dell'assicurato non è coperta per intero, di conseguenza il quarto scoperto è soggetto alla copertura P&I, che sarà poi descritta successivamente. Accanto alla responsabilità per urto, che è una classica responsabilità extracontrattuale, le polizze corpi coprono anche la contribuzione in avaria comune, le somme versate dall'assicurato, nonché anche le spese per il compenso dovuto ai soccorritori. Per chi volesse approfondire su quest'ultimo punto, rinvio la mia video argomentazione soccorso in mare. In entrambi i casi trattasi di assicurazioni che sono impropriamente sono definite di responsabilità, devono essere invece denominate assicurazioni del patrimonio, sono piuttosto assicurazioni del patrimonio atte a coprire le somme riconducibili alle spese effettuate per evitare o diminuire il danno naturalmente derivante da un sinistro prodotto da un vizio coperto. Per quanto concerne l'assicurazione corpi vi sono anche delle coperture integrative che sono altresì molto importanti perché, come tutti sappiamo, nel momento in cui vi sia la perdita della nave l'impresa armatoriale subisce dei danni notevoli, tra l'altro anche di difficile quantificazione. Si pensi alla perdita di una nave e alla necessità dell'armatore di reperire un'altra nave sul mercato per far fronte alle obbligazioni assunte. A ciò si può ovviare attraverso le coperture integrative di interessi e sborsi e nolo virtuale, inteso come la generica capacità della nave di generare profitti.
sono naturalmente valori stimati e prendono forma nel momento in cui vi sia solo la perdita totale della nave. Infine, uno sguardo alla copertura P&I. I P&I Club sono nati in Inghilterra nell'Ottocento, si dice in forma mutualistica, allo scopo di coprire il quarto scoperto relativo alla responsabilità per urto di navi. In base alla loro struttura, alla loro peculiarità, sono naturalmente evoluti. La forma tipica di copertura è la copertura integrativa corpi. Non a caso l'armatore deve dimostrare nel momento in cui voglia accedere al club che è già in possesso di una copertura corpi che deve essere ritenuta accettabile dai clubs. Presso ogni clubs la nave forma oggetto di un distinto rapporto assicurativo. Non è pagato un premio al momento in cui vi sia l'iscrizione da parte dell'armatore, è pagato un contributo call, al quale potranno seguire anche ulteriori contributi back calls. Non è rilasciata neanche la polizza nel momento in cui ci sarà l'iscrizione dell'armatore al club. Il club rilascia un certificato di iscrizione, Certificate of Entry, nel quale sono indicate in maniera sommaria, nel quale sono indicate in maniera sommaria le coperture, mentre il dettaglio sarà contenuto all'interno di un volumetto denominato Rules dei Clubs. La copertura assicurativa dei clubs, che tra l'altro hanno sede legale nei paradisi fiscali e sedi operative soprattutto in Norvegia, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti, da quanto ne sappia io non in Italia, è un'assicurazione di responsabilità. Infatti, diciamo che di regola non è ammessa l'azione diretta del terzo nei confronti dei clubs, e il club si limita a rimborsare al membro le spese sostenute nei confronti del terzo danneggiato. Le classi di copertura sono indicate da due lettere, la P e la I. La P sta per protection e copre le responsabilità armatoriali per quanto riguarda per esempio l'obbligo di rimozione di un relitto, le spese degli impatti marittimi, gli infortuni marittimi, eccetera, e ISTA per indemnity, che copre le responsabilità armatoriali per quanto riguarda perdita e avaria delle cose trasportate. I clubs più importanti si sono riuniti all'interno del cosiddetto International Group e grazie agli accordi di pool e al sovente ricorso alla riassicurazione, i club dell'International Group sono in grado di fornire oggi coperture efficienti e solide. La mia vita argomentazione in materia è terminata, è stata acquisita dagli appunti acquisiti durante l'esame di diritto all'assicurazione marittima presso l'Università Italiana. Le prossime video argomentazioni, che volesse seguirle, saranno relative all'assicurazione merci al danno e relativa liquidazione. No.